Ultime settimane, Padova è stata più volte bersaglio dell'odio anglo-americano. I bombardieri si sono accaniti principalmente sulle chiese. Il Tempio di San Benedetto, distrutto dalle bombe. Di questo sacro luogo, caro al culto dei padovani, rimangono solo in piedi i miseri resti della facciata, dell'abside e del campanile. I preziosissimi affreschi delle storie di San Giacomo e San Filippo, dipinti nel 400 da Andrea Mantegna sulle pareti della Cappella Ovetari, sono caduti in frantumi tra le macerie della chiesa degli Eremitani, costruita nel 1200 dai frati agostiniani. I cosiddetti liberatori, con questa distruzione, non potevano compiere più grave oltraggio alla cattolicità e più barbara offesa all'arte, privando il mondo civile di una delle più potenti creazioni pittoriche, non solo del Rinascimento, ma di tutte le epoche. Del nemico, senza discriminazioni, si abbatte a preferenza su questi sacri monumenti, nati dalla fede del popolo, forse diminuendo il mondo di splendore, ma non certo raggiungendo con la strage risultati utili per la vittoria finale.